Una storia di solidarietà e fratellanza. La società operaia di mutuo soccorso Lazzarini di Pollenza ha compiuto 150 anni, celebrati con una 3 giorni di eventi che ha visto il sindaco Luigi Monti, le autorità, le associazioni e la cittadinanza partecipi di un anniversario pensato allo scopo di legare la memoria alle prospettive del sistema solidaristico locale. Eccoci di nuovo nel territorio maceratese, cioè un bellissimo territorio. Prima con Murano, poi Pollenza, per me sono due bellissime veramente realtà che conosco molto bene, avendo ricoperto già la carica di presidente regionale della società di mutuo soccorso per diversi anni. Avvenimento importante qui a Pollenza ed è un unire insieme, oltre alle consorelle delle Marche presenti, anche il coordinamento regionale, l'associazione nazionale, appunto. Questo è il modo, appunto, la solidarietà, l'amicizia vera, quella per la propria comunità, il proprio territorio, per andare incontro ai bisogni di le persone che hanno veramente necessità di un aiuto. Noi stiamo lavorando da alcuni mesi alla riforma del terzo settore, in cui l'onorevole Bobba, sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha portato a compimento. Ora i decreti attuativi si stanno realizzando quasi tutti, la 106 del 2016, questa legge che unisce tutto il movimento italiano della solidarietà e dell'assistenza ai più deboli. E praticamente noi stiamo organizzando a Modena, sabato 7 ottobre, un convegno nazionale delle società di mutuo soccorso, perché le società di mutuo soccorso entrano a pieno titolo nel terzo settore. È un appuntamento importantissimo in cui invitiamo, oltre ai mutualisti italiani, anche gli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti, perché sicuramente, come anche il notariato, devono essere presenti in questa realtà e capirne i statuti e quindi la parte, diciamo, amministrativa delle società di mutuo soccorso, che deve essere molto leggera, però nel rispetto della legge, e indicare anche le stesse società di mutuo soccorso come operare al meglio. Vorrei fare un augurio a questa società, chiamiamola società operaia di mutuo soccorso, che sembra che sia obsoleta in questo periodo in cui ci stanno gli assistenti sociali, c'è lo Stato che ci dovrebbe pensare. Invece è estremamente attuale. Attuale perché? Perché la crisi, il terremoto e quant'altro ravviva la necessità che ci siano queste mutualità private, perché tanti cittadini hanno vergogna di essere poveri e tramite queste mutualità abbiamo un vero aiuto a questi cittadini, che possono uscire allo scoperto e avere soddisfazione per quanto possibile, visto che i fondi dei comuni sono sempre meno e naturalmente la collaborazione del privato va a risolvere dei problemini, non i grossi problemi, i problemini della gente che ha bisogno. Ad aprire i festeggiamenti, il saluto del presidente Cesare Giannandrea e le presentazioni dei libri Per una storia del mutualismo di Giancarlo Marcelli e Una storia di fratellanza e solidarietà a cura di Fabio Sileoni, Alessandro Nardi e Giuseppe Di Modugno. Il volume è strutturato con un ampio preambolo sulla società, l'assetto socio-economico di Montemilone a cavallo tra lo Stato Pontificio e l'Unità d'Italia, e poi c'è proprio una storia generale della società operaia, contenente appunto notizie riferite, ecco, all'attività di mutuo soccorso, all'attività sociali svolte in tutto questo lungo corso di tempo, che fa appunto di questa società operaia l'associazione laica più antica che abbiamo qui a Pollenza. Io mi sono occupato dei rapporti tra la società operaia e questa industria della ceramica che era qui a Pollenza, un'industria, e la definisco industria perché effettivamente occupava un centinaio di persone su 1000 residenti e c'era una produzione di circa 500-600 mila pezzi l'anno. Le società operaie con questo principio di solidarietà lo attuano perché è un po' si ritorna alla fratellanza e al fatto che chi appartiene alla società operaia versa i contributi che vengono poi
dirottati verso chi ha bisogno. Momento centrale dei 150 anni, il ritrovo dei soci e delle consorelle della società operaia al Teatro Giuseppe Verdi, durante il quale, grazie ad Alvaro Valentini, si è ripercorsa la storia del sodalizio pollentino, dagli uomini alle opere, con un occhio costante al futuro dell'associazionismo di volontariato. La società operaia è attuale e contemporanea perché ha radici profonde. Il passato è soltanto un momento della nostra storia e della nostra umanità, e da radici profonde possiamo rinnovare quelli che sono i progressi della nostra libertà e di questo movimento mutualistico associazionistico che ci unisce tutti. A chiusura di questa mia relazione voglio lanciare un caloroso appello. Ritroviamo oggi qui tutti insieme, uniti gli uni con gli altri, i valori di fratellanza, altruismo e solidarietà che nel lontano 1867 animarono i padri fondatori della società operaia di mutuo soccorso di Pollenza. Auguriamo lunghi anni di vita di operosità alla nostra associazione, che non vuole restare chiusa in se stessa, ma aprirsi con fiducia e speranza al territorio, alle nuove generazioni, nella presa di coscienza che per attuare un progetto ampio e funzionale di mutuo soccorso e di assistenza socio-sanitaria occorre l'aiuto, il sostegno, la collaborazione di tutti. Solo mediante il dialogo, l'incontro, l'integrazione tra le varie realtà sociali si possono raggiungere migliori condizioni di vita e di convivenza civile per le nostre famiglie e il mondo che verrà. Viva la società operaia di Pollenza, viva la nostra amata Pollenza. Grazie.